Due derby e incroci determinanti nella giornata di Serie D che domani vedrà il turno numero 20 di campionato. I due scontri tra abruzzesi si giocheranno all'Aragona di Vasto e al Savini di Notaresco. Nel primo una Vastese in striscia positiva è uscita indenne anche dalla trasferta di Vasto Gerardi, ospita un Castelnuovo invece in affanno e che mercoledì, proprio col Vasto Gerardi, ha perso tre punti fondamentali nella rincorsa ad una salvezza diventata in corso d'opera obiettivo primario di una stagione complicata. I 20 punti in classifica, seppur con due turni ancora da recuperare, obbligano i bianconeri di Guido Di Fabio a strappare un risultato positivo. Probabile esordio per gli ultimi arrivati, Alonzi tra i pali, Sparvoli e Colina in attacco. Dall'altra parte sette risultati utili consecutivi per una Vastese che dalla sua, a proposito di rinforzi, avrà Gabriele Tancredi, laterale difensivo sinistro classe 2001 arrivato proprio dal Castelnuovo in settimana. La serie aperta ha portato i biancorossi di Fulvio D'Addario, privi dello squalificato Jonathan Alessandro, a ridosso della zona playoff. Quella che deve difendere il Notaresco, attualmente quinto, contro un Nereto che ha l'ultima possibilità o quasi di provare a ricucire sulla zona play-out. Epifani ha qualche problema di formazione sugli esterni di difesa, dove mancheranno Frederick per squalifica e Marcattili per infortunio. Diarra, anche lui, è appiedato dal giudice sportivo, mentre Bruno va verso il recupero ma non potrà essere in campo dal primo minuto. Notaresco che deve cancellare i 4 gol presi col Trastevere e più in generale un momento negativo che l'ha allontanato dalla zona primi posti. Il Nereto, che in settimana ha tesserato Toblar e Garcia dal Bangor City, non dovrebbe poterli avere subito a disposizione, ma Del Grosso sa che la gara è di cruciale importanza per continuare a sperare in una rimonta complessa. Nei vibratiani ci sarà l'ex Davide Salvatori, a Notaresco per due stagioni. Il Pineto, dopo il cambio in panchina avvenuto in settimana, con Amaulo al posto di Pomante, ha sulla carta almeno un impegno morbido contro il fanalino di coda Aurora Alto Casertano. Esordio Ter per Amaulo, presentato ieri, e con ogni probabilità anche per Santiago Minella, arrivato dalla Recanatese per dare sostanza alla prima linea biancazzurra. Campani senza Mancino, out tre turni per effetto delle decisioni del giudice sportivo. Appena ho ricevuto la telefonata dal direttore, non ci ho pensato due volte. Questa è una società, lo so, negli anni una società seria, ambiziosa, con voglia magari del riscatto, e niente, spero di riuscire a dare il mio contributo per fare il meglio con questa squadra. Bene, sicuramente ancora non sono riuscito a fare un allenamento con i ragazzi, ma so che l'organico è molto buono come per fare almeno centrare i playoff. Sicuramente non merita, a livello dei nomi, dei giocatori in rossa, non merita di stare in quella situazione in classifica, però speriamo di riuscire almeno a raggiungere i playoff. La prima cosa è vincere, perché iniziare nel modo così, vincendo nel modo giusto, sarebbe la cosa migliore, no? per prendere fiducia e giocare anche con i nuovi compagni. Dopo, se segno, sicuramente sarà una soddisfazione personale che aiuterà per quello che sarà questi 4 mesi con la maglia del Pineto. Altra striscia positiva infine è quella del Chieti, 3 successi di fila, e adesso che il tabù Angelini è definitivamente sfatato con il Porto d'Ascoli, l'occasione di poter iniziare a sognare anche in grande per i ragazzi di Alessandro Lucarelli. Con un Fabrizi così e un Dimino sempre più ispirato, davvero nulla sembra impossibile.